ragazze, benvenute o bentornate in un nuovo video, in un nuovo vlog. E questo vlog lo iniziamo proprio alla grande, nel senso che comunque sapete che io sto facendo un percorso dimagrante e sono arrivata a ben 76 kg, quindi ho perso ben 5 kg e ho voluto premiare me stessa, perché ogni donna deve premiarsi, e ho scelto per me stessa di mettere un diciamo completo sportivo che mai nella vita avrei pensato di indossare, nel senso che è molto bello, ecco, molto sexy ma allo stesso tempo sportivo. Quindi siete pronte? 3, 2, 1. Allora, eccomi qui in tenuta sportiva. Come vedete, ho messo un completo di Oceans Apart. Questo è il completo mia, è composto da questo top, come vedete, leopardato, che mi piace tantissimo, arriva a questa altezza, e poi c'è il leggings, molto molto comodo, vedete, elasticizzato, vi consente di fare tutti i movimenti. La cosa bella è che questo completo è dotato anche di una felpa, perché comunque per chi, sì, sono in carne, magari posso intimidire ad uscire così, anche se in realtà devo dire la verità, col fatto che è elasticizzato fa questo lavoro al mio fisico, veste veramente benissimo. Quelli di Oceans Apart hanno pensato a tutto, infatti abbiamo una felpa che ora mi metto, eccola qui, di questo verdino. È molto figa questa perché ha i polsini diciamo stretti, quindi volendo potete tirarla su, è larga, quindi mi piace tantissimo, elasticizzata e niente, a me piace un sacco questo colore di verde, che è proprio uno di quelli che andrà di moda tantissimo quest'anno, e poi tiene anche caldo, quindi è comodo anche se uno esce a correre. Se lo può legare in vita, comincia a correre, poi magari quando è accaldato che deve tornare a casa si mette questa felpa, e oltre a essere bellissima è anche comodissima e tiene caldo, cioè perché è fatta veramente bene. Con il mio codice sconto e le mani avrete un set a vostra scelta in omaggio, quindi se cercate delle tute di una qualità elevata, perché questi prodotti sono vegani, rispettano l'ambiente, insomma c'è veramente tanto amore per i prodotti, e soprattutto una qualità elevata che non abbiamo nelle catene del fast fashion, approfittatene, perché comunque è un'ottima ottima scontistica. E poi ho scelto un altro completo che ora vi farò vedere, che è fighissimo perché è unisex, quindi va bene sia alle donne che agli uomini, e lo metterò io. E questo è appunto il set Elan, è bellissimo, a parte è un colore secondo me che se ne vedono pochi, perché è un misto tra un borgogna e un colore marrone, è molto figo, è tipo un purple, se così possiamo dire, è melanzana proprio scuro. E questo è fatto che si può stringere il cappuccio, e anche il pantalone è elasticizzato, quindi comunque potete stringerlo a vostro piacimento. Io ho preso una L, comunque mi sta benissimo, è super comoda, calda, è proprio la classica felpa e il classico pantalone tuta con cui uno può andare sia in giro sia stare dentro casa, insomma se esce al volo è super comodo per correre. E basta, non perdiamoci in chiacchiere, adesso vi faccio vedere questo completo unisex su Zotti Pro Popotti. Zotti Pro Popotti, eccola qui su Zotti, come vedete c'è tutta la scritta Oceans Apart, poi ha un super tascone all'altezza, sì, della pancia, e anche due tasche appunto. Oh, è comodissima. Io uso poco le tute in realtà, però questa è comoda e poi mi piace. Ma poi ha un'ottima vestibilità, sì, come avete visto, sia su uomo che su donna. Proprio comoda, quindi se per te portate la stessa identica taglia. È comodissimo, veramente comodo. Tra ragazzi e ragazzi e ragazze potete anche scambiarvele, fondamentalmente. Sì, è comodissima. Perché il colore è lo stesso. Ah, non ho notato, qua c'è il doppio taschino, guardate. C'è un taschino piccolo e uno grande. Figo, eh? Quindi questi sono i completi di Oceans Apart. Bellissimi, sì, se volete, a parte io adoro il leopardato, comunque a parte questo. Poi comincerò a comprarne pure io qualcuno. Sono belle, sì, io già ne ho. C'è sconto. Bravo, io già ne ho altre due, quindi adesso si vanno ad aggiungere alla lista queste altre. E nulla, fatemi sapere se vi piacciono e se come me amate soprattutto Zotti lo sportivo. Sicuramente sono dei prodotti da avere, esatto. Sì, sì. E basta, ricordiamoci. Che cosa? Che noi donne siamo importantissime. Esatto, basta, adesso vi lasciamo al proseguo del video.
Buongiorno principessa, vai con Big Bell Boogie, è appena tornata dal nido. Vero amore? È vero, ho già mangiato la prima patatina. Prima era vestita da principessa Aurora. Forse dopo la riportiamo al parco, è vero? Ascolta il ritmo e muovi e ti rivestiamo. Guardate che bel pranzetto che ha preparato Zottis. Lo vuoi descrivere? Sono straccetti di pollo, petto di pollo con radicchio e noci. Buon appetito. Buonasera. Guardate come siamo, gira così, alla fine non siamo più andati. Aurora sta così, è vero, col biscotto anche sull'occhio. E Claudio sta litigando con i piatti. Che dobbiamo fare la lavastoviglie, ma era un mio compito e l'ho rimandato. È vero, amore, è vero. Comunque, vuoi dire cosa abbiamo fatto di bello pomeriggio? Perché non siamo... Pomeriggio praticamente non ho fatto niente, abbiamo dormito. Dormito? Un'oretta, perché vabbè, io ho fatto la notte ed ero un po' stanchino. E quindi Ele si è appoggiato sul letto e ha dormito con me. Vabbè, perché io non ho dormito ieri notte, però. Poi siamo un attimino usciti. E non ti ho sentito dirlo. Che anch'io cosa? Non ho dormito, ti scrivevo di notte. Beh, è vero. Ah. Poi siamo un attimino usciti a fare due, tre cose, un po' di spesa. Che in realtà mi sono spaventato da quanto abbiamo speso e mi sono reso conto che non si può più fare la spesa, perché lo diciamo spesso ultimamente questa cosa, ma è la verità, è aumentata, cioè, qualsiasi cosa. La bolletta del gas, glielo vuoi dire che mi è arrivata? Mamma mia, un mese 89 euro tipo, cioè 90 euro di gas in un mese. Calcolate che noi 86 euro lo paghiamo d'inverno, quindi proprio dicembre tipo. Abbiamo la fortuna di avere casa calda. Che abbiamo tutti gli infissi, quelli esatto, cioè, di ultima generazione che trattengono il quindi calore. La casa è molto calda. E però... infatti 86 euro noi li spendiamo in due mesi di gas. Sì, perché accendiamo pochi termosifoni, qualche ora al giorno ci fanno stare caldi. Infatti. E mentre adesso... cioè, in un mese 86 euro. La benzina 2 euro. Esatto, la benzina costa ormai 1,85 euro, quindi niente, era meglio se rimanevamo a casa, però comunque dobbiamo mangiare. Infatti anche oggi abbiamo speso 50 euro. Sì, vabbè, ma io penso che adesso la spesa minima sia di 50 euro, quindi... No vabbè, 50 euro dicevo tra benzina e spesa. Vabbè, sì. Però la spesa è di un giorno, raga, abbiamo speso 30 euro, un giorno si è perso, perché deve prendere la roba. Sì, la ricetta mi serve. Allora, abbiamo comprato lo Scottex, poi questi qua che sono i bocconcini con trippa per i cagnolini, poi le gallette con cioccolato fondente, che è lo spuntino di domani ed è uno dei miei spuntini preferiti. Poi abbiamo preso questi burger qui, di solito li compriamo freschi, quelli della Next Burger si chiamano, Next sì, Level, non mi ricordo. Level, sì. E invece oggi abbiamo provato, cioè abbiamo comprato questi perché quelli erano terminati, sono della Vemondo, vegani, a base di soia e sono appunto burger vegetariani, vegani scusatemi, ce la posso fare. Pronti in soli 6 minuti e questo è il pranzo di domani. Comunque costano abbastanza poco perché 1,50 euro una confezione, comunque insomma, cioè anche quelli normali costano così. Oddio, mo butto tutto giù. Poi altre cose che abbiamo comprato sono il latte, vabbè, questo qua di soia, che tra l'altro è nuovo, cioè io almeno non l'avevo mai visto, della Milbona, bevanda di soia con vitamine e calcio. In realtà, ragazzi, io di solito prendo quelli, è sempre vegano, bio, però quello di soia bio della Lidl non mi piace, quindi voglio provare questo. Invece quello che ho preso dei barista dell'Alpro, che costa 2 euro anziché 1 euro, è molto buono, quello mi era piaciuto, però non la vende la Lidl Alpro. Poi i bocconcini di fiesa di tacchino, che è la cena di questa sera, che grazie a Dio cucina Claudio perché a me non mi va. Poi sono rimasta scioccata dal prezzo di questi filetti di salmone, perché praticamente costavano 14,99 euro o 13,99, vabbè, comunque 15 o 14. Perché li comprati? Mezzo chilo, a parte avevamo letto che costavano 11, quindi vabbè, avevamo letto male noi ovviamente, però cioè nel senso sono rimasta scioccata perché di solito il pesce surgelato costa meno rispetto a quello fresco, quindi cioè con 14 euro me lo compravo fresco.
Però vabbè, ormai l'ho preso, sicuramente sarà di una qualità buonissima e me lo auguro più che altro per giustificare il prezzo. E poi abbiamo preso olive taggiasche, io dico sempre taggiasche ma è taggiasche con la T, che sono molto buone, li servono a Claudio per i bocconcini e sono veramente buonissime. Poi abbiamo preso, anzi in realtà questa è stata un'idea di Claudio, però io devo comprare i barattolini e le lavagnette sulle quali scrivere perché sicuramente saranno più belli. Comunque varie spezie, che le spezie invece te le tirano appresso, quindi se volete mangiare economico mangiate spezie. Dai, scherzo. Allora, mix di pepe, questo dovrebbe avere il pepe nero, insomma vari pepe nero e pepe bianco, ok, due pepi. Piccolo consiglio, comprate il pepe in granuli che si macina perché rimane sempre più fresco e buono. Così, è venuto così. Gli è venuta la propopottata della serata. Poi abbiamo comprato il basilico perché il nostro, voi sapete che ce l'abbiamo sempre e tutto quanto, ma praticamente con le temperature che fanno si è gelato e quindi lo dobbiamo ricomprare prima di... cioè comunque tenerlo a casa questo secco fa sempre comodo. Lo proviamo, è la prima volta in realtà che io compro il basilico così, di solito o lo compro surgelato o appunto avendo la piantina non mi serve, però per curiosità e perché ci serviva l'abbiamo preso. Sicuramente non avrà lo stesso sapore ma è pratico. Sì, poi abbiamo preso la salvia per lo stesso identico motivo, non la compriamo mai, di solito la piantiamo, però anche questa si è gelata e quindi l'abbiamo presa, anche perché serve per la ricetta credo di stasera. Quindi la, insomma, la utilizzeremo e vi facciamo sapere. Tipo l'origano essiccato di mia suocera, anche se è così, condisce tantissimo. Quindi in realtà è forse un nostro limite mentale che la spezia secca non condisce. Sicuramente fresco è più buono, questo è poco ma sicuro. Poi curry, che a noi ci piacciono tanto le spezie, tipo paprika, curcuma, le utilizziamo molto. Soprattutto col pollo, e noi il pollo comunque ne mangiamo molto. E nulla, vabbè, questo è quanto. Allora ragazzi, ecco qui la cena che ha preparato Zottino: bocconcini di tacchino con olive taggiasche e cipolle, giusto? E poi questo è un mix di verdure. Buona cena, si è tutto affumicato. Questa invece è la doggy bag di Claudio domani. La doggy bag. Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi un sole che spacca le pietre. Se vedete che il mento tipo rosso è semplicemente perché avevo un altro rossetto. Con la mascherina si è tutto spampinato, tra cui sul mento, quindi con la spugnetta sono andata un po' a tamponare questa cosa e ancora ci sono dei residui. Allora, oggi è una giornata di sole intenso, io sono appena staccata, cioè ho appena finito di staccare dal lavoro, sono andata a prendere Aurora che è qui accanto a me che dorme in macchina. E ho detto vabbè, faccio una mini ripresa al volo prima di scendere. Praticamente nulla, oggi ho lavorato, ho staccato un po' più tardi, infatti ho detto mi avvicino vicino da Claudio così con la scusa lo passo a prendere, prima di fare ciò devo passare da acqua e sapone perché mi hanno chiesto al nido i pannolini, perché ovviamente i pannolini devo fornirli, li hanno terminati, quindi ho detto vabbè, con la scusa insomma faccio una passeggiatina a piedi. Oggi è proprio una bella giornata, quindi insomma prendere un po' di sole mi fa bene. E nulla, se riesco faccio una bella passeggiata sulla Tiburtina. Ora sento anche a che ora stacca Claudio, così magari ce la facciamo insieme, ecco. E nulla, adesso scendo. Scusatemi il make up, oggi è un po' così, l'ho fatto questa mattina alle 7 di mattina, considerate che non ho dormito perché Aurora c'ha la tosse, al nido mi hanno detto che non ha tossito ma la notte le viene proprio forte, quindi lei poverina si svegliava, comunque con la tosse io mi svegliavo e praticamente non ho dormito. Stamattina alle 7 ho detto vabbè, mi trucco, mi do una sistemata e mi sono truccata al buio, quindi non so come è venuto questo make up. Io mi guardo e dico bah, non è male per essere stato fatto al buio, però magari voi vedete delle imperfezioni giustamente e quindi ci tengo a giustificarmi tra virgolette. E nulla, dai, vabbè, ci vediamo dopo. Ragazzi, praticamente sono due giorni che non facciamo nulla, quindi vi faccio vedere la piccola spesina anche di oggi: banane, piadine, purtroppo Lidl non aveva quelle integrali quindi abbiamo preso queste,
Poi la bresaola, che ci dobbiamo fare le piadine domani con bresaola e formaggio fresco spalmabile, questo è quello light. Poi abbiamo preso le zucchine che servono per domani. E in più, da questo sapone io ho preso i tovaglioli che li avevamo terminati, li ho trovati a 99 centesimi. Questo è il pacco di pannolini da portare a scuola. Ed infine poi ho trovato la carta d'alluminio, questa qua, 32 metri, a tipo 1,50 euro, è in offerta, quindi siccome la stiamo utilizzando molto e era finita, ho deciso di prenderle. E poi le, come dicevo da piccolina, patane, ossia le patate. Ed ecco qui la cena, salmone, spinaci e wasa. Buona cena! Ciao, Probobottina! Ciao, Probobottina! È ora di fare le ninne alle 9 di sera. Lasciami stare, io ho mangiato i biscotti. Non devi farlo notare. Papà, che fai? Quanto è bella la mia Probobottina, guardatela, è tutta in pigiamata, è vero? È vero. Ah, che cos'era quello? Quanto sei bella. Allora, devo dire una cosa, io non mi sento molto bene. Però Claudio, come sempre da super uomo, super papà, ha fatto la lavastoviglie. Perché vogliamo dire che i compiti sono di uomo e donna. Claudio non se lo fa mai dire due volte. Poi l'ha tutta in pigiamata, gli ha fatto tutte le cose che gli doveva fare, i lavaggetti, il cambio pannolino, è vero? Cristi, sei tutta profumata, bellissima. Vero? E abbiamo scoperto una cosa. L'ascendente di Aurora. Povero papà. È Scorpione, lei è Leone, ascendente Scorpione. Io sono Scorpione, ascendente Scorpione. Quindi sono proprio un segno. E quindi Claudio, vuoi dire qualcosa? Povero me. Ma in che senso? No, dico così, cioè, domani abbiamo, devo alzare presto. Abbiamo fatto un reel dove lui è scappato praticamente con questa notizia. Vabbè amore, però così mi fai passare per una... Mm-hmm. Una con cui non hai il piacere di stare. No, beh, sì. Devi dire perché, dici povero te. Perché, diciamo, il caratterino di voi leoni è un po'... Cioè, sì, voi sì. Scorpioni è un po' particolare. Poi pure i leoni sono testa dura, quindi ciao. Quindi tu sei la vittima della famiglia. Sì. Poveri amore. Comunque domani lui si alza presto. E io anche, perché mi devono... portare al nido, insomma, e quindi niente, ci alziamo tutti e due prestissimo, infatti tra pochissimo andiamo al nido. Io mi devo alzare veramente presto. Vabbè, sì, tu più di me. Alle 5 e un quarto. Io alle 6 e mezza. Comunque io non è che ho chissà che cosa, ho un mal di pancia pazzesco da due giorni, e nausea e diciamo forse zero, mi viene... Proprio tipo, ma meno male che non avevi niente. Giramenti di testa, va bene, nel senso che c'è, cioè, con tutta la situazione che c'è intorno, diciamo che la mia cosa è anche abbastanza sciocca. E, però ecco, secondo me è un po' lo stress, perché sia la situazione che insomma c'è nel mondo e tutto quanto, che non dormo serena dato il lavoro di Claudio. E l'altra cosa, infatti, tipo ieri tra Aurora e tutto, io ho dormito due ore. Che papà lo devono di nuovo operare, dovrà andare in terapia intensiva, quindi lo operano domani. E nulla, molti di voi mi hanno chiesto che cosa ha. Possiamo dire un male che lo mangia pezzo per pezzo? Non è un male, è una malattia. Che lo consuma piano piano. Che lavora di nascosto e purtroppo quando si presenta oppure quando si manifesta di più ha fatto un bel po' di danni. Quindi diciamo non c'è una vera e propria cura, perché molti mi hanno detto: ma com'è possibile che dopo un anno e mezzo ancora non c'è una cura? Lui ha fatto varie operazioni, ma purtroppo non sono definitive. Cioè, vi dico solo che l'operazione che farà domani l'aveva già fatta ad agosto. Quindi, perché comunque con le problematiche che ha lui non sono risolutive le sue operazioni. E più passerà il tempo e più purtroppo peggiorerà, diciamo così. E vabbè, la sua malattia in realtà, se presa in tempo e curata, non è nulla di grave. Purtroppo invece la sua ha avuto gravi ripercussioni, sì, su tutto il corpo di mio padre, ecco, diciamola così.
E basta, un giorno comunque, se vorrò e se vorrà, ne parleremo, boh, non lo so, non è una cosa che mi riguarda e sono cose, cioè la salute secondo me e le malattie in generale sono abbastanza private, vero Aurora? E quindi, cioè, sinceramente di cavoli suoi non me va, ecco. Vabbè, rispetto mio padre, quindi. Aurora? Eccola! Eccola! Hanno detto che quando sorridi sei tutta la mamma. Quando piange il papà? E quando sorridi sei tutta la mamma, mi hanno detto. Ma tu non piangi? Quando piangi? Quando ti lascio? Io ho fatto l'occhiolino, guarda. Io so, una cuta di paglia che ogni tanto fa così e sbuca e si avventura, fa l'elicottero e se ne va. Sto a vedere la partita, Zocchi, io dormo, raga. Approfitto. Buonanotte.